I segni sulla chiave sono familiari. Il materiale l'ho già veduto prima. È simile alla mela dell'Eden, un'antica tecnologia risalente alla prima civilizzazione. Sei ferito? La caviglia. Come ti chiami, fratello? Altair, figlio di Umar. Umar? Ah, sì. Era un bravo uomo, morto così come è vissuto, con onore. Altair! Ci hanno traditi! Il nemico ha occupato il castello! Te la caverai. E Al-Mualim, dove si trova? Era all'interno quando i crociati sono entrati. Non possiamo fare niente per lui. Altair, lascia perdere. Dobbiamo ripiegare. Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola. Non hai alcuna speranza. Abbas, niente errori. Un altro passo e il tuo mentore morrà. Non te ne andrai vivo di qui, traditore. No, tu fraintendi. Io non sono un traditore. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Allora sei due volte miserabile, perché hai vissuto nella menzogna. Adesso chiami il tuo cane a proteggerti? Oh, mi deludi! Perché non condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetti? Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione della tua ambizione? Dov'è il tuo senso di fratellanza? Altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla. Sono stupito. Mi hai insegnato molte cose al Mualim, ma la pazienza non è mai stata fra queste. Parla ora o ti taglierò la lingua così che tu non possa parlare mai più.
Il tuo tempo sta per finire, vecchio. Dimmi che cosa sai del manufatto. Hai troppa fiducia nel cuore degli uomini, Altair. I Templari conoscono la verità. Gli uomini sono deboli, vili e ignobili. No, il nostro credo dimostra il contrario. Forse non sono abbastanza saggio da capirlo, ma sospetto il contrario, che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Gli hai dato un'occasione per conservare la dignità. Perché? Nessuno dovrebbe morire senza conoscere la gentilezza. Ma ha rifiutato la tua cortesia. Era suo diritto. Altair, t'ho visto abbandonare la fanciullezza in così breve tempo che ciò mi riempie di tristezza oltre che d'orgoglio. Ti adegui al ruolo di tuo padre come fosse stato pensato per te. Non lo conoscevo bene come padre. Era prima di tutto un assassino. Anche tu sei nato nell'ordine. Te ne penti? Posso pentirmi dell'unica vita che abbia mai conosciuto. Potrebbe accadere col tempo. E starà a te scegliere la via che preferisci. Vieni, ragazzo, e tieni pronta la lama. Questa battaglia non è ancora vinta. Quindi contenevano ricordi registrati, queste chiavi, questi antichi sigilli. Ma che cos'è che cerca di dirci Altair, mi chiedo? Cosa vuole che sappia o che apprenda il futuro? La pace sia con voi, mentore. I miei omaggi, mentore.